Hello everyone! Ciao a tutti, bentornati a un altro story time! In italiano so che vi piacciono molto i miei story time, quindi sono molto molto contenta perché oggi vi parlerò di come ho fatto in dettagli. What's good everybody? It's your boy B, welcome back to my channel. No, no, it's my channel. Sorry. And I'm about to tell a story. Peace. Dicevo, oggi vi racconterò in tutti i dettagli come ho fatto a trasferirmi e a vivere in Giappone. Prima però, ragazzi, fatemi parlare dello sponsor di oggi, che ormai conoscete, è Ana Luisa. Voi sapete che io non accetto sponsor, a meno che non sia uno sponsor in cui credo, che mi piace, che venda cose su cui io spenderei i miei soldi, come tra l'altro ho fatto per questo sponsor e per questo finora ho un solo sponsor. Ma parliamo del perché oggi ve ne parlo. Tra poco è San Valentino e su Ana Luisa fanno un grande sconto del 15% su tutti i prodotti, quindi se volete fare un regalo per voi stesse o un regalo per una persona chiamate, è una buona opzione. Fanno il pacchettino regalo carinissimo, quindi anche per un regalo a distanza, che in questi tempi lo sappiamo può essere necessario, funziona bene. Parlando di regalo a distanza, se volete far arrivare il vostro regalo entro San Valentino con una spedizione standard, affrettatevi a fare l'acquisto, andate a vedere subito con link qui sotto i prodotti che vi piacciono, perché il 5 febbraio è l'ultimo giorno per pagare la spedizione standard e avere i prodotti entro San Valentino. Io ve lo ricordo, Ana Luisa è anche un marchio che non solo fa prodotti di qualità, proprio di qualità, si vede che sono prodotti belli e si sente, ma si impegnano anche nell'ambiente, a emissioni zero, con la sostenibilità, il riciclaggio, quindi è sempre una cosa buona secondo me. Parliamo dei pezzi di oggi che ho scelto con grande amore. Partiamo dal mio preferito, questo orecchino qui sopra, ragazzi. Questo qui sotto è sempre un loro pezzo che avevo scelto forse un paio di mesi fa e adesso li posso mettere insieme, io che non ho mai avuto neanche un orecchino, ragazzi, è bellissimo. Poi ho scelto questo bracciale che è secondo me semplice ma molto molto bello nella sua semplicità, fa una bella figura al polso. E poi ho scelto questa collanina, vi faccio vedere un close up. Si vede una mano che tiene dei fiori e tra l'altro la mano è così e sembra il cuore coreano, per questo l'ho scelta. Vi ricordo il mio link qui sotto, 15% di sconto. Passiamo al mio video. Come ho fatto a trasferirmi in Giappone e perché? Ho preso degli appunti perché è una storia un po' lunga, ma tanto è uno story time, quindi mettetevi scomode. Scomode, mettetevi comodi, uomini e donne. Vi racconto. Iniziamo dal perché. Perché mi sono voluta trasferire in Giappone? In realtà è tutto nato da un viaggio che io ho fatto, un po' random devo dire, con mia zia quando avevo forse 19 anni. Amavo già il sushi amavo io, non conoscevo moltissimo del Giappone a parte gli anime che guardavo da piccola, sì ovviamente un pochino, ma non ero un'appassionata del Giappone. Ho fatto un viaggio di 2 settimane e ragazzi io mi sono proprio innamorata di quel paese, soprattutto di Tokyo, perché in quel viaggio avevo visto Tokyo e Kyoto, ma io a Tokyo ho sentito proprio una connessione. Da quel momento in poi Tokyo è stata per me una calamita, mi piacevano le luci, le persone, la pulizia, non lo so, io non so dirvi cosa è scattato, ma quando sono tornata a casa io volevo tornarci e questa sensazione non è mai andata via. Quindi cosa ho fatto? Ero ancora piccola, 19 anni, andavo all'università a Roma io, quindi era difficile per me spostarmi subito lì a Tokyo, mi piaceva l'indirizzo che stavo facendo a Roma, quindi non volevo neanche cambiare. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato in preparazione a studiare il giapponese privatamente. Io all'università studiavo lo spagnolo e l'inglese, 2 ore a settimana, la domenica mattina. Che era dall'altra parte di Roma. Mi svegliavo e andavo a fare lezione con Izumi Sensei. Eravamo io e un'altra ragazza, Federica. Nel mio tempo libero cercavo di chattare con persone giapponesi online. Comunque questa era tutta la mia preparazione. Fino a che finalmente non sono potuta tornare. Quando ho iniziato a scrivere la tesi, e ragazzi io potevo farlo, non era una tesi di ricerca in cui dovevo essere in laboratorio, potevo benissimo andare in Giappone, ho detto via, vado in avanscoperta. Sono andata in Giappone
da sola per 3 mesi con il mio giapponese, che ok, un po' lo parlavo perché per qualche anno avevo fatto lezioni private la domenica mattina, però ragazzi non è che ero proprio bravissima in giapponese, ma sì, anche i miei genitori hanno detto ok, loro a quel punto erano abituati a me. Io viaggiavo non in Giappone, non per 3 mesi, però avevo già fatto i miei viaggetti da sola in America, in Europa tantissimo, e soprattutto io l'avevo incartata bene, no? Non è vera, era la verità. Avevo preso una scuola di giapponese per 3 mesi. Era una scuola praticamente a tempo pieno. Ogni giorno una cosa come 5 ore la mattina. Ero da sola, però almeno avevo la scuola come riferimento. Sapete, 25 anni non è che ero una bambina. Però sono comunque italiana, i miei genitori sono comunque genitori preoccupati e ansiosi italiani. Ma no, non è vero poi, neanche tanto, dai. Io mi ricordo quel periodo, mi sono divertita un sacco! Quello che avevo fatto è stato prendere una share house, quindi io avevo una stanza in un grande edificio che era tutto adibito a share house. Quindi c'era un lounge, come lo chiamo, un bar e un salotto in comune, con una cucina grande in comune, con uno studio in comune, e poi c'erano piccoli appartamentini, alcuni singoli, però era un po' tanto costoso, poi io all'epoca non lavoravo, quindi ho preso una camera. Quella share house è stata favolosa, e dove ho fatto un sacco di amici. La mattina mi svegliavo, poi era in centro città, andavo a scuola che era proprio lì al centro, poi tornavo e stavo con i miei amici, giravo Tokyo, scrivevo un po' la tesi. No, l'ho fatta la tesi, solo ero un po' presa anche da altre cose, quindi non è stata proprio il focus della mia attenzione in quei 3 mesi. Che vi dico, mi sono innamorata ancora di più. Quando sono tornata in Italia ho preso la decisione, ho detto io quando mi laureo in qualche modo voglio riuscire a trasferirmi in Giappone. Adesso, se voi già siete in questa fase, devo dirvi che non è facilissimo. Ci sono alcuni requisiti che dovete meet, rispettare, avere, per potervi trasferire in Giappone, soprattutto se siete italiani. Se siete madrelingua inglese con un passaporto australiano, americano, canadese, un po' più facile perché loro cercano tanti insegnanti di lingua. Però ecco, se non avete quello, comunque serve una laurea. Se non avete una laurea è molto difficile trasferirsi in Giappone, perché devi provare di avere almeno 10 anni di esperienza in uno specifico campo lavorativo, ma esperienza comprovata, per poter riuscire a prendere un visto nello stesso specifico campo lavorativo. Oppure potete sposarvi a un cittadino giapponese o a una semplice persona che abiti in Giappone con un visto lavorativo. Questo sì, potete farlo per ottenere un visto, però insomma non so se è proprio per tutti. A questo punto io già stavo con Brian, e Brian è stato pazzo abbastanza da dire: vuoi andare in Giappone? Io non ci sono mai stato, non parlo giapponese assolutamente, ma vengo con te. Abbiamo cominciato a cercare qualche lavoro. Per me, ragazzi, non c'erano questi lavori. Poi dipende, se voi siete laureati magari in un qualcosa molto specifico, non so, medicina, magari. O anche come si dice, le persone che progettano i videogiochi, queste cose, che in Giappone c'è un grande business. Magari è un po' diverso. Io, come insegnante di inglese e spagnolo, con nazionalità italiana, online, dall'Italia non ho trovato niente. Brian sì, subito. Lui con una laurea, madrelingua inglese, ha trovato forse già online 3 aziende che gli avrebbero offerto un visto lavorativo. L'italiana è stato piuttosto. Allora cosa ho fatto? Ho detto ok, mi pago una scuola di giapponese per 6 mesi. Per 6 mesi riesci ad ottenere il visto studentesco. Con un visto studentesco in Giappone puoi lavorare part-time. Il loro part-time è 28 ore a settimana, quindi è un part-time abbastanza consistente se già sei studente full-time. Comunque ho scelto la scuola, Brian è riuscito a prendere il suo visto lavorativo dall'America, che però era un visto che gli permetteva di lavorare solo come insegnante, poteva fare solo alcuni lavori. Io invece mi sono presa il mio visto da studentessa e ci siamo incontrati in Giappone. Questo ve lo devo dire, ragazzi, Brian è dovuto partire 2 settimane prima di me. Lui non parlava giapponese, né era mai stato in Giappone, però è dovuto partire prima perché doveva fare un training per il suo lavoro. Non...
quanto pare non riusciva nemmeno a ordinare da mangiare. Quando l'ho rivisto in aeroporto dopo 2 settimane era secco, secco, secco. Ho detto: Brian, ma stai mangiando? E lui: non lo so, sto mangiando solo qualche onigiri. Avete presente le palle di riso che mi avevi fatto vedere tu? Perché una volta sono andata in un ristorante, erano tutti kanji, non riuscivo a ordinare, era secco. Vabbè, siamo state all'inizio in un hotel, abbiamo cercato da lì una casa. Su questo ci sarebbe da fare un altro video. Se siete stranieri non è facilissimo affittare una casa in Giappone. Tante case sono proprio solo per cittadini giapponesi. Neanche parli la lingua va bene o hai un buon lavoro va bene, sono proprio solo per cittadini giapponesi. Alcune case, se sei straniero, storcono un po' il naso, ma se hai un garante che è giapponese come il tuo datore di lavoro, allora va bene. Sono poche le case che dicono benvenuti stranieri. E quindi noi abbiamo deciso di andare sempre in una di queste share houses, che tra l'altro, se dovessi ritornarci, riformulo, quando ci ritornerò per i miei soliti 3 mesi annuali, sceglierò di nuovo la share house perché è divertentissima. All'inizio ne abbiamo scelta una che era un po' fuori, era in provincia di Saitama, quindi al nord di Tokyo, però era molto economica, cioè molto economica negli standard di Tokyo. Era pure bellissima, solo un po' lontana, anche perché andavo a scuola a Shibuya. Vabbè, comunque abbiamo scelto quella casa e siamo stati lì un po' di mesi e poi ci siamo ritrasferiti nella mia casa, quella che adoravo ancora stata i primi 3 mesi con i miei amici. Ma tornando al tutto, io stavo comunque con un visto studentesco e per me l'obiettivo, poi quando mi metto in testa una cosa, il mio obiettivo era quello di trovare prima un lavoro part time e poi potenzialmente trovare un lavoro che mi offrisse un visto lavorativo. Io sapevo che con la mia etica del lavoro e le mie abilità ce l'avrei potuta fare, nonostante tutti mi dicessero difficile, tu sei italiana. E comunque io, ragazzi, avevo una laurea magistrale, eppure non è stato facile. Ho iniziato a fare domanda per lavorare come insegnante d'inglese perché quella era la mia formazione e c'era anche molta richiesta. Ho cercato anche come insegnante di italiano, c'era ovviamente molta meno richiesta. Ho fatto qualche colloquio, qualcuno non è andato a quanto pare, ma non so perché, their loss. E tra quelli andati bene ho scelto di lavorare come insegnante d'inglese per questa scuola. Non faccio il nome, però sono grata del fatto che mi abbiano dato davvero questa opportunità e sono grata del fatto che, nonostante io fossi all'inizio un insegnante part time, loro mi hanno ascoltata. Hanno ascoltato il mio desiderio di diventare full time e di ottenere un visto lavorativo e mi hanno dato questa opportunità e mi hanno fatto da sponsor. Quando si è avvicinata la fine dei miei 6 mesi come studentessa, ho deciso di provare a diventare full time. Mi hanno preso per le risorse umane, che era un settore che si stava espandendo nella mia ex azienda, e hanno deciso di farmi diventare come il vice delle risorse umane e abbiamo fatto l'applicazione per il visto lavorativo. Non era scontato che lo avrei ottenuto, non è scontato, ragazzi. Abbiamo dovuto preparare un sacco di documenti, le raccomandazioni della scuola, la raccomandazione del mio CEO che parlava del perché Sonia era così brava, i miei risultati scolastici, di come andava il mio giapponese, le mie lauree, tra l'altro l'originale, tipo, ma l'originale volete? Che mi sono dovuta far spedire dall'Italia, un sacco così di paperwork. Però nessuno se l'aspettava quando sono andata all'ufficio immigrazione, che tra l'altro, ragazzi, l'ufficio immigrazione a Tokyo parlano solo giapponese, parlavano quasi solo giapponese, non parlavano inglese, l'ufficio immigrazione. Comunque, quando ho preso il mio visto, era un visto ancora migliore di quello che avevano dato a Brian, perché io potevo lavorare in molti più ambiti, non solo come insegnante, anche perché ero risorse umane. Era un visto per 3 anni, che devo dire è abbastanza buono come prima volta. Ho visto che di solito tendono a dare il primo visto per 1 anno, che poi si rinnova il secondo anno, che poi si rinnova il terzo anno e poi si passa a visti un po' più consistenti come 3 anni o 5 anni. Mi hanno dato il visto per 3 anni, contentissima. Ho detto ciao ciao alla scuola, ho iniziato a lavorare full time. All'inizio ero la vice delle risorse umane, poi il mio capo se n'è andato, sono diventata io la capa delle risorse umane e quindi alla fine sono stata in totale per quel periodo 2 anni. Poi messe tutte insieme tra i miei viaggi sono ritornata, forse più 2 anni e mezzo, quasi 3, però in quel periodo erano 2 anni. E devo dire che sicuramente sono grata del fatto che in poco tempo non solo sono riuscita a farmi assumere full time, ottenere un visto lavorativo, ma ho anche fatto carriera all'interno della mia azienda, che è una cosa che spesso in altri paesi, magari anche in Italia, non è una cosa così veloce. Invece, non lo so, sono
grata di questa cosa. Non voglio dire fiera, perché penso che in Italia ci sono molte persone che se lo meritano, ma non è altrettanto facile ottenere questi risultati. Certo, poi pro e contro su come era la mia vita in Giappone, forse dovrei fare un altro video, altrimenti questo diventa un video di un'ora. In questo video volevo farvi capire bene come ho fatto a trasferirmi in Giappone, magari può essere anche utile a voi. La burocrazia, ragazzi. Vi dico solo questo: per farmi assumere con il lavoro part time dovevo avere un numero di telefono giapponese. Per ottenere un numero di telefono giapponese dovevo aprire un conto in banca giapponese, perché il numero di telefono giapponese doveva attingere alla mia banca giapponese. Per aprire un conto in banca giapponese dovevi avere un numero di telefono giapponese. Se vogliamo parlare delle piccole difficoltà che ho incontrato in Giappone, penso di averne 10.000. I primi 6 mesi sono stati decisamente i più difficili, perché ho dovuto cambiare la residenza, stavo sempre spesso in municipio, dovevo capire come fare l'assicurazione sanitaria, cioè quanto costava. Il conto in banca, la cosa del telefono e conto in banca mi ha stressato per 2 mesi, perché è davvero un paradosso, cioè... Non mi ricordo neanche bene cosa ho fatto, se ho fatto un magheggio o se invece la banca Shinsei Bank. Grazie. Ah, che bello vivere all'estero, ragazzi, soprattutto in un paese dove non parli benissimo la lingua. E niente, se avete delle domande sullo stile di vita, su quello che mi piaceva, su quello che non mi piaceva, fatemele. Però penso che questo sia materiale per un prossimo video. Grazie mille di aver guardato, io vi ricordo che c'è il mio link qui sotto, 15% di sconto San Valentino. Grazie mille di aver guardato, ci vediamo. Ciao!